Vi leggerò due poesie che in qualche modo sono entrambe legate al lavoro e quindi mi sembrano adatte a oggi. La prima si intitola A tagliare le fette di brie. Non si può andare avanti così a tagliare le fette di brie. Mi hanno fatto questa canzoncina il macellaio e il pescivendolo, dice e sorride. La ragazza seduta al ristorante pizzeria cinese con tre amiche. Lavora al banco di salumi e formaggi di un mercato all'aperto e racconta: Metto il banco alle 6:30 e alle 7:15 arriva già la vecchietta. Mi dà un etto di cotto. Ma c'hai 80 anni, ma perché non vieni a mezzogiorno? E poi vuole anche il latte. No, signora, il latte non c'è. Quello del latte passa alle 9. Ride, ha il viso fine, i capelli lisci castani e le labbra sottili. Ce n'è che mi fanno sclerare, poi il sabato, che devo stare anche il pomeriggio, non ne posso più. E allora certe volte urlo, venghino, venghino, che c'è il salame bello! Così mi sfogo. Fai come se fossi al mercato, dice l'amica, e ridono insieme di nuovo. Ma al macellaio gliela faccio io la canzone, lui che taglia le fette di vitello. E davanti c'è un marocchino che vende la frutta. E alle 6 del mattino c'è già la Moretti, quella da 66 cl, sai, non sta mai zitto. Mi ha detto che è diventato padre. Gli ho fatto i complimenti e lui ha detto che no, che se l'era inventato. Che bisogna inventarsi le cose per stare sul mercato. Poi in tono più basso. La Miriam non ce l'ha più fatta, ha dovuto lasciare il lavoro. Lì, se non sei forte, scleri troppo. Il giovedì c'è quella delle magliette che mette il banchetto proprio attaccato al palo della luce e va avanti tutto il giorno a battere sul palo con una spranga di ferro. Forse, dice l'amica, per attirare i clienti. No, no, lo fa, ribatte lei, per rompere i coglioni. Ridono e finiscono la cena. Io finisco la mia pizza, mi alzo, pago il conto, esco e canticchio nella mente. Non si può andare avanti così, a tagliare le fette di brie. Un poco innamorato, ma tranquillo, salgo in casa per fare il mio mestiere, guardone e parassita. Le racconto. Ecco, quella era una poesia scritta qualche anno fa, questa invece è stata scritta un paio di ore fa. Più che una poesia è un po' un racconto di qualcosa che ho visto stamattina al corteo del 1º maggio. E si intitola Riders. C'è qualcosa nell'aria. La banda di Piovesi, rinunciando a un più vasto repertorio, ripete a oltranza Bella Ciao. Si sfila per via Po, Piazza Castello, ci sono i partigiani, i Notav, le maestre di scuola elementare, gli striscioni dei lavoratori un poco evanescenti e molta polizia. Da una traversa minore di via Roma a un tratto irrompono ragazzi in bicicletta, con gli zaini del cibo a domicilio. Si fa largo nel corteo, ne raggiungono la testa vicino ai gonfaloni. Sono 20 o 25, credo, non di più. Sono quelli che quasi certamente domani perderanno il pure misero lavoro di sfruttati. Non si scherza con la ferocia del capitalismo. Non erano stati invitati al corteo. Si sono presi di forza lo spazio e buttano a terra le bici in un mucchio e gli zaini con il logo della Glovo, parlando nei megafoni. Lo zaino l'ho dovuto comprare, la Glovo ce li vende a 65 euro. Ragazze e ragazzi, italiani, stranieri, neri, bianchi, hanno una paga da miseria, non hanno alcun diritto né assicurazione. Siamo lavoratori, non eroi.
c'è scritto su un cartello. Una ragazza grida: chi non vuole sostenerci non osi parlare di noi parliamo noi. Il corteo si è fermato. Dalla testa arretrano poliziotti a fronteggiare il gruppetto. È quasi una carica. Si alza la tensione. Ma no, ma no, ma no! Si alzano voci incredule o sdegnate dai portici. Persino una signora intenta alle vetrine, voltandosi esclama: ma non esagerano adesso, li aizza Salvini. I ragazzi premono, i poliziotti fanno qualche metro di ritirata camminando all'indietro. Qualcuno applaude, ma resta il muro. I poliziotti contro i più sfruttati dei lavoratori nel primo maggio dei lavoratori. Accorrono 6 o 7 uomini con la casacca della CGIL, si interpongono, discutono, invitano i poliziotti a fare largo. Non so infine chi dia l'ordine, ma ecco che i signori con gli scudi si spostano, li lasciano passare e dietro loro può tornare a scorrere tutto il corteo. La banda di Piovesi riprende Bella Ciao. Piazza San Carlo si riempie, non del tutto, ma si riempie di lavoratori, fra cui 25 che hanno dovuto sfondare una barriera per prendere, oggi almeno, il posto a cui per primi andrebbero invitati. C'è qualcosa nell'aria, c'è inquietudine e dal palco parole di imbarazzo, c'è da cambiare rotta.